La sonda di maggior successo di tutti i tempi è tornata dopo un evento drammatico. Voyager 1 sta restituendo i dati di tutti e quattro gli strumenti e la missione continua. Voyager 1 è penetrata in profondità nello spazio interstellare e ci sta fornendo impressioni senza precedenti. Ma cosa è successo in realtà? Perché la sonda ha inviato dati inutili per quasi mezzo anno e quale colpo di genio è stato usato per riparare Voyager 1? Voyager 1 era considerata persa. La posizione della sonda era ancora ragionevolmente chiara, ma i dati erano inutilizzabili dall'autunno del 2023. Il centro di controllo della NASA a Pasadena riceveva solo messaggi criptici, composti solo da 1 e 0, che non avevano alcun senso. Per mesi il team ha lottato per salvare la sonda. Poi è arrivato il triste giorno in cui la NASA ha annunciato che la missione Voyager 1 era probabilmente finita per sempre. Che gioia quando, poche settimane dopo, è stato annunciato il ritorno della sonda. Voyager 1 è tornata dopo il dramma. Nell'autunno del 2023, Voyager 1 ha iniziato a inviare dati incomprensibili alla Terra. Le comunicazioni, che avevano funzionato quasi senza problemi sin dal lancio della missione nel 1977, furono improvvisamente interrotte. Gli scienziati e gli ingegneri della NASA rimasero sconcertati per mesi. I messaggi incomprensibili indicavano agli ingegneri della NASA che gli strumenti scientifici a bordo della sonda spaziale erano ancora funzionanti, ma i dati ricevuti non potevano più essere interpretati. Ciò ha destato grande preoccupazione. A oltre 20 miliardi di chilometri di distanza dalla Terra, la sonda è uno strumento di inestimabile valore. Mai prima d'ora una sonda aveva inviato dati dallo spazio interstellare. Naturalmente la NASA sta facendo tutto il possibile per rimettere in funzione questo veterano dell'esplorazione spaziale. Gli esperti hanno cercato di decodificare i messaggi della sonda per trarre conclusioni sull'errore. Ma anche i tecnici più ingegnosi e gli esperti di decodifica inizialmente non hanno trovato nulla. Poi è arrivata la prima svolta. Uno scienziato del Deep Space Network, che monitora le comunicazioni della sonda, è riuscito a leggere il messaggio per la prima volta. Voyager 1 stava trasmettendo in modo permanente un'impronta completa della sua memoria e del suo sistema di regolazione. Si trattava di una buona notizia, perché questi sistemi sono come il cuore e il cervello della sonda. Quindi Voyager 1 era vivo, ma il modo in cui trasmetteva i dati era fuori controllo. Nonostante questa constatazione, la risoluzione dei problemi era difficile. Il problema principale risiedeva nell'enorme distanza tra Voyager 1 e la Terra. I segnali radio impiegano più di 22 ore per percorrere la distanza in una direzione. Ciò significava che qualsiasi misura diagnostica richiedeva quasi 2 giorni per ricevere una risposta. Inizialmente gli ingegneri si sono concentrati sul sottosistema dei dati di volo, responsabile del confezionamento e della trasmissione dei dati scientifici. L'analisi iniziale ha mostrato che un chip molto specifico all'interno di questo sottosistema potrebbe non aver funzionato correttamente. Sono passati mesi di test intensivi e di tentativi per trovare la causa esatta. Gli ingegneri della NASA hanno lavorato instancabilmente per sviluppare e testare varie soluzioni. Ma tutto si risolse in un nulla di fatto. Per un po' sembrò che tutte le opzioni fossero state esaurite e cresceva la preoccupazione che Voyager 1, dopo quasi 5 decenni di fedele servizio, potesse finalmente cadere nel silenzio. Il morale all'interno del team crollò e la prospettiva che l'umanità perdesse i contatti con il suo più lontano ambasciatore nello spazio era difficile da sopportare. Milioni di fan della sonda in tutto il mondo attendevano febbrilmente la notizia. La NASA teneva aggiornati gli scienziati e gli appassionati di spazio, pubblicando tentativi, condividendo i progressi e ammettendo con rammarico le delusioni. Nel febbraio del 2024, il responsabile della missione della NASA annunciò in una dichiarazione pubblica che la missione si stava lentamente concludendo. C'era grande tristezza, ma anche speranza. Nonostante le battute d'arresto, alcuni ingegneri non si sono arresi. Da tutto il paese e da esperti di tutto il mondo continuavano a giungere suggerimenti e idee su come riportare in vita Voyager. La NASA decise di continuare e di seguire un nuovo interessante approccio. L'idea era semplice: il codice difettoso veniva reindirizzato in un'altra sezione dell'FDS. Non si trattava di un'operazione priva di rischi, perché avrebbe potuto comportare il silenzio radio permanente. Il processo richiedeva un coordinamento e una tempistica precisi. Ogni segnale inviato a Voyager 1 doveva essere accuratamente sintonizzato per evitare di causare ulteriori danni. Il 20 aprile 2024 finalmente accadde l'incredibile. Dopo mesi di sforzi e innumerevoli ore di lavoro ed edizione, Voyager 1 tornava a inviare dati intellegibili alla Terra. Puoi immaginare la gioia e l'esultanza della NASA quando i dati ricevuti ebbero di nuovo un senso.
e le cose sono andate ancora meglio. Tutti e quattro gli strumenti scientifici a bordo della sonda spaziale, che sono ancora validi, erano di nuovo perfettamente funzionanti. Questo trionfo ha catapultato ancora una volta la missione di Voyager 1 nel novero delle leggende spaziali assolute. Il ripristino delle comunicazioni con Voyager 1 non è stato solo un successo tecnico, ma anche una vittoria emotiva, e tutti gli scienziati e gli ingegneri coinvolti in tutto il mondo hanno gioito. Dopo i problemi del 2021 e del 2022, questa è stata la seconda riparazione riuscita di una sonda che si trova a più di 20 miliardi di chilometri di distanza e che vola nello spazio da più di 45 anni. La storia di Voyager 1 continuerà e chissà quali segreti ci riserva ancora lo spazio interstellare. L'incredibile proseguo della missione Voyager 1. È incredibile, ma questa sonda potrebbe continuare a inviarci dati per altri 10 anni circa. Probabilmente le batterie si guasteranno a metà degli anni 2030. Dopo il successo della ripresa della missione nell'aprile 2024, Voyager 1 è di nuovo al centro della ricerca interstellare. La sonda spaziale ha già fornito dati storici sui pianeti esterni e sulle regioni di confine del nostro sistema solare. Ora sta penetrando sempre più in profondità nell'infinita distesa dello spazio interstellare ed esplorando regioni sconosciute. Gli obiettivi e le aspettative scientifiche riguardano la misurazione delle particelle dallo spazio interstellare e la ricerca sulle radiazioni cosmiche e sui campi magnetici. Questi dati aiutano gli scienziati a comprendere meglio la struttura e la composizione dello spazio oltre l'eliosfera. Il nostro Sole avvolge se stesso e i suoi pianeti in una bolla protettiva di particelle e campi magnetici. Dietro questa bolla inizia uno spazio completamente diverso. Le onde del plasma sono particolarmente interessanti. Queste onde dovrebbero fornirci informazioni sulla densità e sul movimento del mezzo interstellare, e questo ci aiuterà a comprendere un po' meglio l'intero universo. Poiché Voyager 1 è la prima sonda a esplorare questa regione, le conoscenze acquisite saranno preziose per l'astrofisica. Dopotutto, questo mezzo costituisce la parte più grande della galassia. Oltre i confini della nostra Via Lattea inizia l'ancor più vasto spazio intergalattico. Non sappiamo cosa succede davvero nello spazio interstellare. Tutte le nostre conoscenze finora si sono basate su stime, calcoli e ipotesi. La scienza ha confermato alcune di queste ipotesi, ma altre si sono rivelate dei veri e propri errori. Voyager 1 lo ha dimostrato già una volta quando è passato dall'eliosfera allo spazio interstellare. Gli scienziati avevano immaginato che la soglia fosse molto diversa e lo spazio interstellare li ha sorpresi con una densità di particelle più alta del previsto e flussi di plasma indefinibili. Chissà, Voyager 1 potrebbe addirittura trovare prove di oggetti precedentemente sconosciuti o addirittura forme esotiche di materia. Tali scoperte potrebbero avere un impatto rivoluzionario sulla nostra comprensione del cosmo. Una possibilità particolarmente eccitante è ovviamente la scoperta di tracce di tecnologia o segnali extraterrestri. È certo che Voyager continuerà a volare per centinaia di migliaia o milioni di anni dopo la fine del contatto radio. Nel caso in cui la sonda dovesse incontrare altre civiltà intelligenti, essa e la sua sonda gemella Voyager 2 hanno a bordo dei dischi d'oro con un saluto da parte dell'umanità. Quando e se questi messaggi finiranno nelle mani di altre forme di vita è davvero scritto nelle stelle. Voyager 1 impiegherà ben 40.000 anni per avvicinarsi alla stella più vicina sulla sua rotta, Gliese 445. La Hall of Fame di Voyager 1. Riesci a immaginare quanto a lungo i dati e i risultati della missione Voyager siano rimasti nella memoria di noi umani? Quando questa sonda è stata lanciata, molti di voi probabilmente non erano ancora nati. Generazioni di scienziati hanno lavorato alle affascinanti scoperte di Voyager 1 e Voyager 2. In onore di questa straordinaria missione, diamo un'occhiata ai suoi più grandi risultati. Nel 1977 la sonda Voyager 1 fu lanciata dallo spazioporto di Cape Canaveral in Florida. Dopo diverse manovre di swing by e l'attraversamento della fascia degli asteroidi, la sonda raggiunse il gigante gassoso Giove nel 79. Voyager 1 analizzò gli strati superiori di Giove e scattò foto dettagliate della superficie marmorizzata e della grande macchia rossa. Successivamente la sonda si fermò su Saturno. Il flyby rivelò la complessa struttura degli anelli di Saturno e l'atmosfera di Titano. Voyager 1 iniziò poi il suo viaggio verso i confini del Sistema Solare, mentre Voyager 2, dopo una prima missione su Giove e Saturno, visitò i pianeti esterni Urano e Nettuno.
una delle immagini più iconiche della storia dell'esplorazione spaziale, è stata scattata da una distanza di 6 miliardi di chilometri. Voyager 1 ha immortalato la Terra come un pallido punto blu per dirle addio. Era il 1991. Poi sono passati quasi 20 anni di silenzio intorno a Voyager. La maggior parte delle apparecchiature è stata spenta per risparmiare energia e la sonda ha attraversato la fascia di Kuiper e si è spinta sempre più in là verso i confini del Sistema Solare. Verso la fine dell'eliosfera, la NASA ha riacceso le apparecchiature e Voyager 1 è tornato a fornire dati. I ricercatori volevano sapere com'è la soglia magica tra la sfera del nostro Sole e lo spazio interstellare. Nel 2012 il momento è finalmente arrivato e Voyager ha segnalato, in modo del tutto inaspettato, una transizione sorprendentemente a scatti. Questo ha dimostrato che il nostro Sole costruisce una sorta di soglia di particelle solide ai margini della sua sfera di influenza che agisce come una pelle spessa e protettiva. Sono ormai 12 anni che riceviamo dati dallo spazio interstellare, 4 strumenti sono ancora in funzione. Con il suo strumento per le onde di plasma, Voyager 1 misura la densità e la temperatura delle particelle cariche, che sono più rare nel mezzo interstellare rispetto al Sistema Solare, ma che trasportano cariche completamente diverse e probabilmente hanno anche proprietà fisiche diverse. Lo strumento per i raggi cosmici rileva i raggi cosmici ad alta energia per analizzarne la composizione e soprattutto l'origine. I raggi più strani potrebbero ad esempio fornire indizi su oggetti o strutture che finora non siamo stati in grado di vedere perché si trovano nella più completa oscurità. Anche il magnetometro che misura la forza e la direzione del campo magnetico interstellare può fornirci tali indizi. La sonda rileva anche le particelle a bassa energia con il rilevatore di particelle. Questo è importante per determinare se le interazioni tra il vento solare e il mezzo interstellare possono ancora essere trovate più lontano nello spazio. Clicca su iscriviti ora, sono in arrivo sempre nuovi ed entusiasmanti video.